Un collega o un superiore ti umilia in continuazione, ti mette in cattiva luce dinanzi agli altri e ai clienti ed evidenzia i tuoi errori, così diffondendo maldicenze su di te. Ti chiedi come puoi tutelarti dai continui maltrattamenti? È possibile registrare gli abusi verbali sul lavoro? Esiste sicuramente una forte tutela per il lavoratore vittima di angherie e soprusi, ed in questo video voglio farvi vedere proprio come dovete muovervi per tutelare i vostri diritti. E quindi mi merito o no che vi iscriviate al canale? Bravi, fatelo. Avete 11 secondi, tanti quanti la nostra sigla. Questa è la legge. La condotta di chi, con lo scopo di mortificare e umiliare un collega o un sottoposto, lo denigra in continuazione, lo sminuisce, lo riprende per ogni minima mancanza, ha un nome ben preciso. Si chiama mobbing. Il mobbing, infatti, non è solo quello del datore di lavoro, ma anche quello dei colleghi o dei superiori gerarchici. E di esso è comunque responsabile il titolare dell'azienda se è stato opportunamente messo al corrente di ciò. Quindi la prima cosa che dovete fare è scrivere al vostro datore di lavoro denunciando la situazione. Il vostro capo potrà avviare le indagini interne e poi prendere provvedimenti come il trasferimento del lavoratore responsabile o, nei casi più gravi, il suo licenziamento. Se invece il datore di lavoro non fa nulla per rimuovere il problema, allora potete fare causa all'azienda per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale. La giurisprudenza ritiene che il mobbing possa essere dimostrato con qualsiasi mezzo, dalle testimonianze alle registrazioni vocali o video. Le testimonianze possono essere quelle dei colleghi di lavoro o anche quelle di terzi, come ad esempio i clienti. È necessario però che si tratti di un testimone oculare, non basta la dichiarazione che è venuta a conoscenza dei fatti per interposta persona, ossia avendone appreso l'esistenza dalla stessa vittima o da altri soggetti. Inoltre, per dimostrare il mobbing non è sufficiente la prova di un singolo episodio. Questo illecito, infatti, necessita di una pluralità di condotte tutte dirette a un unico scopo: danneggiare, mortificare e isolare il dipendente. Laddove non si riesca a provare il mobbing, però, possono soccorrere altre figure di illeciti aziendali, come lo straining, che si configura quando si respira in ufficio un clima stressogeno e di tensione. Anche in questo caso è dovuto il risarcimento del danno, ma l'onere della prova a carico del dipendente è alleggerito. Dicevamo che un mezzo di prova tipico per dimostrare il mobbing o lo straining è la registrazione audio o video. Secondo infatti la giurisprudenza, è lecito avvalersi di un registratore nascosto per dimostrare la lesione dei propri diritti. Il file audio però potrà essere utilizzato solo nel corso del processo come prova nei confronti del responsabile delle condotte vessatorie. Attenzione però, quando si registra di nascosto una conversazione è necessario essere presenti fisicamente, non si può cioè lasciare una cimice in una stanza e allontanarsi nella speranza che in propria assenza vengano dette frasi che possano costituire prova degli abusi. La registrazione segreta potrebbe coinvolgere anche solo un collega che, seppur non disposto a testimoniare dinanzi al giudice, magari per non inimicarsi il proprio superiore, riveli però alla vittima in camera caritatis di aver assistito alle condotte violente perpetrate nei suoi confronti. In questo modo la sua dichiarazione potrebbe essere usata in processo, superando così la riluttanza di tale soggetto a testimoniare contro l'azienda. La giurisprudenza ritiene lecite le registrazioni fatte di nascosto negli stessi ambienti lavorativi, ma solo se lo scopo, come vi ho detto, è quello dell'utilizzo in sede giudiziaria. Non è quindi possibile divulgare i file su chat o social solo per vendetta e per mettere in cattiva luce il proprio aguzzino. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.